Ottava edizione del Crispiano Comics, la fiera fantasy che ogni estate attira appassionati nel centro del paese di Crispiano, ossia la scuola Pasquale Mancini in questa edizione, con un calendario fitto di eventi che hanno rallegrato l'intera giornata estiva. Il direttore artistico Walter Agrusta. Un appuntamento estivo per tutti gli appassionati, perché a un certo punto con questo caldo, oltre ad andare a mare, c'è bisogno di ritrovarsi, stare insieme, vivere una giornata all'insegna di musica, spettacolo, intrattenimento, con le proprie passioni, dal fumetto al doppiaggio, dal doppiaggio al gioco, alla musica, al cinema, perché c'è anche la possibilità di vedere cortometraggi. Insomma, alla fine, per stare insieme, questo è il senso di questa festa, e aggiungere un nuovo appuntamento per gli appassionati della provincia. Il tema dell'edizione è stato il Dark Side. L'obiettivo è esplorare il lato oscuro dell'umanità, quel lato in cui le ombre abitano i pensieri. Nella scorsa edizione fu dedicata alla pace, anche perché la guerra tra Russia e Ucraina, appena scoppiata, portava a lanciare un messaggio che ancora una volta però arriva da Crispiano. Tanti gli ospiti che si sono alternati sul palco, con la presenza tra gli altri del doppiatore Marco Vivio, noto per aver prestato la voce a Capitan America, Spider-Man. Va detto anche che all'interno delle aule dell'istituto scolastico crispianese sono state allestite delle postazioni per poter giocare. Una vera e propria festa, una grande famiglia che ha voluto vivere una giornata differente rispetto al solito.